Mantova torna a vincere, lo fa rifilando un poker alla Virtus Verona che va KO per la seconda volta consecutiva, partita sbloccata nel primo tempo da Bragantini che segna così e manda tutti a riposo con il punteggio di 1-0 nella ripresa. E Mantova Show, raddoppio di Mensah che torna al gol dopo 4 turni, da lì a poco Fedel Calaltris, il Mantova chiude definitivamente i conti con Burrai che segna 4-0 in pieno recupero. Finisce 1-1 il match tra Padova e Vicenza, passano avanti gli ospiti con il loco Ferrari che sposta gli equilibri nel secondo tempo, Padova che evita la sconfitta grazie a Faedo che segna anche lui in pieno recupero. Sesto risultato utile consecutivo per l'Atalanta Under 23 che dopo 3 pareggi consecutivi torna a conquistare 3 punti e lo fa grazie al gol decisivo di Vlahovic al tramonto del primo tempo. La Triestina torna a vincere dopo 7 turni, Tris al Fiorenzuola firmato nel primo tempo da Malomo e poi da Rizzo che segna così e raddoppia poco dopo la mezz'ora. Nella ripresa spazio anche al gol di Pavlev, finisce 3-0. Undicesimo risultato utile consecutivo per il Legnago Salus che continua la scalata verso i playoff, partita stappata nel primo tempo da Franzolini che sposta gli equilibri a favore del Legnago e manda tutti a riposo con questo punteggio. Nella ripresa raddoppia il Legnago con Boci che segna il 2-0 così, l'Arzignano reagisce con Mazzarani che non sbaglia dagli 11 metri ma il Legnago resiste e porta a casa 3 punti preziosi. Dopo quasi un mese la Propatria torna a vincere, lo fa battendo la Pro Vercelli 2-1 grazie a un super Davide Castelli che in avvio segna il gol dell'1-0, ma il classe 99 ci ha preso gusto e va segno anche in avvio di ripresa affossando la Pro Vercelli che trova il gol del 2-1 troppo tardi con Petrella e arriva la sesta sconfitta nelle ultime 10 gare per la Pro Vercelli. Finisce in parità Novara Arenate, succede tutto nel secondo tempo, trova il vantaggio il Novara con D'Urso, pareggia i conti possenti in pieno recupero. Seconda vittoria nelle ultime 3 giornate disputate per il Trento che vince contro l'Alessandria e si invola verso la zona playoff decisiva alla rete di Satriano a 15 dalla fine. Sono 2 match del girone A essersi conclusi senza reti e sono Arzignano Albino Leffe. E Prosesto Gianerbinio.